Buonasera. Ok, Buonasera. Ok, ti si vede il microfono, Doc? dovevo cambiare la. Ah, ok, perfetto. Ah, oh, che bello di nuovo le mie cuffie. Mi siete Eccoci mancati. qui. Ciao Ale. Buonasera. Senta, a me la mozzarella. Buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. Mi tappo un attimo che cioè, questa maglietta bianca era tremenda sotto la luce. Allora, questa cosa di Willy Coyote sta diventando peggio di una telenovela? Sì. Sì. Benvenuti alla seconda stagione di Wonderful! Sì! Madonna, guarda, potremmo dover rispolverare la sigla perché stanno succedendo delle robe. E scusa un secondo, eh. Allora, no, così troppo in alto. Allora, ok. È uscito un trailer di un film animato dei Transformers. What? Niente, l'illuminazione di sta stanza mi dà ancora fastidio. Mi dico dalla regia che stanno facendo un film d'animazione sui Transformers. Da quando? E perché io Perché non ne so niente? io non ne so niente! Touché. Ciao Lorenzo. Ragazzi, no, c'è un trailer, lo vediamo subito. Ma subito. Transformers 1. Adesso lo cerco. Perché io so che c'è, che stanno facendo un nuovo film di SpongeBob e non un nuovo film di Transformers? Vabbè, sappiamo il tuo legame indissolubile con SpongeBob. Potesse essiccare. Transformers 1. In che senso Chris Hemsworth e Optimus Prime? Come scusa? Arrivo, un attimo, allora. Transformers 1, film d'animazione, anno 2024, al cinema con 11 aprile 2024. Sì, quello che si è tenuto settimana scorsa, sì, mi ricordo. Io Ok, lo allora, spiccio. Ma io ce l'ho qua il vedo trailer. Poi, Chris aspetta. Hemsworth come Optimus Prime, Scarlett Johansson e Lita Wan. Cocos! Lawrence Fishburne, Alpha Trion. Che cazzo sta succedendo nella mia vita? Cos'è questo cast della Madonna? A parte Hemsworth che fa Prime, però vabbè. Steve Sti buscemi. Chi fa Sti Buscemi. buscemi? No, allora è lì, segnato come nel cast, ma non c'è scritto che personaggio fa. Quindi no. Senti nel Prime. Cosa? Ma che? No, aspetta. No, non lo Allora. doppia Steve Buscemi, Ah, sempre nel ok, Prime, mi pareva. Sono il comico American. Directed by Josh Cooley. Chi sei? A parte essere il sosia incredibile di Bubba Ray Dudley. Allora. non lo so se gli ha fatto un complimento. No, aspetta, allora, immagina Bubba Ray Dudley, ma con una faccia però che ti ispira bravo ragazzo. Aspetta, mi hai sovrapposto due immagini molto diverse l'una dall'altra. Perché quando tu vedi Bubba Ray, lo vedi già dalla faccia che è un pezzo di merda. Sì, no, è uno che se che lo becchi in una che lo becchi su un Harley Davidson in qualche posto sperduto in Arizona a bivaccare con altri quattro buzzurri a una stazione di servizio abbandonata. Ovviamente con coltello e pistola nelle giuste tasche. Allora, Steve Coley è uno che, insomma, praticamente è una persona che lavora a Pixar da ormai da una ventina d'anni, praticamente, fino al primo film degli Incredibili. Però sempre in ruoli, diciamo,
secondari, oddio, sì sì, insomma, ruoli abbastanza secondari. Diciamo che i ruoli più, diciamo, importanti che sembra aver fatto, allora, dovrebbe essere lo sceneggiatore di Inside Out. Minchia, hai detto niente! E però è il regista di Toy Story 4. Quindi, insomma, vabbè, insomma, perdonabile, diciamo così, nonostante tutto. Tra l'altro qui, aspetta, vabbè, questo non è Pixar, è già, no, credo sia Disney in generale. Ok, tra l'altro qui vedo che lo portano già come regista e scrittore di due prossimi film Disney animati. Va bene. Cioè, due di cui fa, di cui è anche regista, e ce n'è anche un terzo di cui fa solo la sceneggiatura. Minchia. Beh, comunque è un professionista che è lì. Little Monsters, Tower of Terror, proprio classico titolo da film Disney proprio. Scusa un secondo, ma... Malamander! Ma che è sta roba? Beh, non c'è nessuna informazione su questi tre film. Tower of Terror, perché mi ricorda qualcosa? Ah. Ah, è una giostra Disney World. Ah, ecco. Ah, beh, abbiamo il successore di Pianeti dei Caraibi. Perfetto. Speriamo in bene, va. Ok, Rico, una cosa che non c'entra niente con questo discorso. Guarda Instagram e capisci se... E vediamo se capisci di cosa si tratta. Ah, questa chat è meravigliosa. Poi ogni tanto mi arrivano robe strane su per messaggio privato che fatico a spiegare a chi ho intorno. Allora, qui leggo... Non mi è arrivato nulla. Che questo film era stato pensato inizialmente per essere un prequel della saga cinematografica di Michael Bay. Poi a un certo punto però hanno cambiato idea e sarà, ecco, una cosa completamente a sé stante. Dio grazia. Ok, quindi film... Ovviamente basato su Transformers G1, ovviamente, di cui per tra l'altro la primissima e originale serie di Transformers. Ok. Anche la serie di War of Cybertron, che ne abbiamo visto un paio d'anni fa, era sempre G1, pure quella. Ok, chiaro. Quindi è quel set lì, quell'estetica lì, è quello là. Quindi, ok. Però non c'è High Knight a fare la sceneggiatura, quindi un po' stringo. Esatto. Hai fatto una carta di Pokémon? Bellissimo. Quindi lo descrivono come una sorta di origin story, va bene. Mm-hmm. Principalmente incentrato sulla relazione, cioè sul rapporto tra Optimus Prime e Megatron. Vedo già la pagina verde che si apre. Scherzi a parte, questo è un qualcosa che mi intrippa non poco. Ma forse perché già ho visto qualcosa di sto seguì, perché non mi è nuova questa trama. Perché già la serie di War for Cybertron ha fatto un ottimo lavoro nel presentare loro due e la loro dinamica. Vediamo un po' questo... Allora, stanno pensando che nel caso il film vada bene di farci una trilogia, ovviamente. Ok. Vediamo un po'. Chris Hemsworth che fa Optimus Prime. Perché no?
Perché è una pessima idea? Non credo. Brian Tyree Henry come Megatron. Cazzo. Questa è una bella scelta. No, vabbè, ragazzi, io... Voi, allora, mi avevate già preso a Scarlett Johansson che fa Elita One. Mi avevate già preso a quello. Poi mi avete aggiunto Lawrence Fishburne che fa Alpha Trion. E ho detto che cazzo volete i miei soldi. Porca puttana. Domanda, ma Transformers il risveglio lo avete visto? Io ho amato Bumblebee, ma questo non l'ho ancora visto, ne vale la pena. Il risveglio è quello con le bestie? Con i... non erano Predacons. Vabbè, insomma, i robot bestia, sì, non mi ricordo sì. Mai come cazzo si chiamano, perché picchia se faceva cagare quella serie. Non capisco perché un sacco di gente ami... quella parte lì a me mi ha sempre fatto cagare, ma vabbè, sono gusti. Vabbè, comunque, allora ne ho visto una parte perché lo stavo guardando perché lo stavano guardando quando ero su della mia ragazza, e vabbè, è un film di Transformers, non è che non mi ha impressionato né più né meno di tutti gli altri. Per quanto riguarda i film live action, ragazzi, fanno tutti quanti schifo uno più dell'altro, tranne Bumblebee. Quello era carino. Che è l'unico che ho schivato. Bumblebee è veramente carino. Molto, molto carino. Veramente c'è capolavoro incredibile rispetto a tutti gli altri. E c'è John Cena, tra l'altro. E nonostante questo è un buon film? E nonostante questo è un buon film. Allora. Io continuo però a pensare che John Turturro nei primi film fosse la cosa migliore dell'intera saga. John Turturro che fa l'agente della CIA che a giro per il mondo è roba. Io adoro John Turturro, c'è poco da fare. Allora, dato che hai menzionato il fatto che Chris Hemsworth che farà Optimus Prime, che ne pensi di quando prendono per film cinematografici personaggi famosi a doppiare personaggi di franchise animati preesistenti invece dei doppiatori originali? Beh, ci sono molte... Ci sono tante necessità per arrivare a questo fine. I doppiatori originali potrebbero o non essere disponibili o non essere più in grado di fare determinate voci, magari per età o cose. Ragazzi, con tutto l'amore del mondo, cioè, per fare un esempio, Peter Cullen, la storica voce di Optimus Prime, c'ha 82 anni. Infatti, penso sia in pensione oramai. Raga, c'ha 82 anni. lasciateli riposare a sta gente. Cioè, veramente... Ma infatti il ridoppiatore salva film orrendi da un po'. Allora, lo sai, scusami, perché hanno citato il ridoppiatore in chat e volevo dire sta cosa. Rebel Moon è un film talmente noioso che nemmeno il ridoppiatore è riuscito a rendermelo interessante. E questo è grave. Io ti giuro, Rebel Moon ho letto mezz'ora, poi... Dopo un po' mi sono rotto le palle e l'ho chiuso. Ho detto, ha fatto il riassunto del ridoppiatore, mi guardo quello. E mi sono annoiato comunque. Chiedo scusa al ridoppiatore, nel caso vedrà mai questa clip. Ti chiedo scusa, non è colpa tua, è che il film è veramente una palla. Ragazzi, io posso capire tutto, i gusti personali, eccetera, robe. E sappiamo ovviamente che anche... I fan di Snyder sono un gruppetto di persone un po' particolari, e vabbè. Ragazzi, Rebel Moon è uno di quei rari casi. Perché perfino un film come Batman contro Superman, posso capire perché a certa gente può piacere. Perfino quella monnezza lì, lo posso anche capire. Ma Rebel Moon è uno di quei rari casi
in cui io veramente penso sinceramente, a te è piaciuto, ma che cazzo di gusti di merda che hai? No, cosa di Rebel Moon è che è tutto derivativo, non c'è niente di originale, è tremendo. Cioè non succede niente, non succede nel primo film, non succede niente, non c'è una trota interessante, un movimento di camera, qualcosa, un dialogo, un personaggio, ragazzi, è il nulla cosmico che dura due ore e qualcosa. Come cazzo fa a piacere? Non succede niente, spiegoni, mica succedono robe che non hanno senso. Il 2 non l'ho visto e non lo vedrò mai, perché neanche io. Per me è già stato un miracolo che ho visto il primo, così, giusto per curiosità, ma ragazzi, veramente... Che poi, ripeto una cosa un po' controversa che ho detto in passato. A me la regia di Snyder non è che fa schifo a prescindere. A me 300 è piaciuto, il secondo no, il secondo non ha senso di esistere. Ma il primo 300 a me ha fatto ridere. Mi sono divertito a guardarlo. Gahul, vabbè... io non so cosa gli sia preso a Zack Snyder quando ha diretto Il Regno di Gahul, quello è proprio un'altra cosa. Watchmen, per quanto sì, sia un po' una cannata sotto tanti punti di vista, non è un film da buttare via al 100%. No, i film della Justice League non ce la faccio a difenderli. Quindi il suo stile di regia non mi fa schifo a prescindere, è che ultimamente Snyder è diventato un po' schiavo del suo stesso rancore. Ma tra l'altro anche questa cosa delle director's cut è un po' diventato il personaggio di se stesso, una specie di CM Punk senza talento, che poi tra l'altro negli ultimi tempi durante le interviste, ragazzi fermatelo. Cioè io penso che nell'ultimo anno più o meno sia impazzito, ragazzi, sta dicendo una quantità immane di stronzate una dietro l'altra. La discesa nel Frank Miller è sempre più evidente. Sì, solo che almeno Frank Miller prima di impazzire era un autore della Madonna. Snyder neanche quello. Frank Miller almeno potrà dire di aver avuto una carriera di tutto rispetto. Snyder, no. Per quanto possa essere, quanto possa difendere un po' Snyder, al suo top ha comunque fatto dei film onesti, non belli. Guarda. Non vogliamo ripeterle qui, ne ho una in mente che è stata ripresa anche nel video del ridoppiatore, le altre non ne ho idea, però mi fido di quello che dice Doc riguardo le interviste. Io per ovvie ragioni non sono andato a cercarmi le interviste a Zack Snyder. Neanche io me le sono cercate, che a volte... guarda, un sì, po' scorrendo su Facebook mi capitano le cose che dice, perché mi capitano i post. Allora, un attimo. Comunque, per riprendere il discorso di Lorenzo di prima, il fatto è che prendere un doppiatore, prendere un personaggio famoso, ma allora, fermo, perché ti hai detto personaggio famoso, io... aggiungo una cosa, prendere un attore famoso per doppiare un personaggio in un determinato contesto, che può essere magari una serie viene adattata a film e prendi il personaggio famoso per doppiare il protagonista, rosico, però lo capisco, cioè è anche una mossa pubblicitaria, un attore di successo ti porta gente in sala, quello lo capisco. Poi, vabbè, io sono anche uno che non dà troppo peso a chi sta doppiando, quindi su questo sono... non datemi retta, ecco. Comunque,
l'unico momento in cui mi dà fastidio questo andazzo di prendere gente a caso è quando si prende gente che non è nemmeno attori, che non sono nemmeno attori. Io, vabbè, sono ho ancora in mente l'esempio più lampante in assoluto, penso, di questa situazione, che è Gladiatori di Roma di Straffi. Gladiatori di Roma di Straffi era un film talmente povero di contenuti, che hanno provato a inserirci lo schifo di personaggi mainstream italiani del periodo, la Rodriguez, Argentero, Laura Chiatti, e il risultato è stato talmente atroce che è anche difficile provare a trovare qualcosa di buono in un film di uno che comunque ha dimostrato di essere non dico un buon regista, ma comunque un regista competente come Iginio Straffi. Questo è, diciamo, soltanto l'esempio più eclatante. Poi il cambio dei doppiatori mano a mano che si va avanti nel tempo è anche fisiologico. Ovviamente se un doppiatore da ragazzino faceva la voce di un personaggio che era un ragazzino, aveva senso prendere lo stesso doppiatore magari 10 anni dopo per fare lo stesso personaggio, per una, diciamo, riedizione del film o della serie d'animazione. Così non ha molto senso, quindi prendi un altro doppiatore. Poi magari, Lorenzo, ti avevi in mente un caso specifico che adesso mi sfugge, dimmi te. Però appunto qui parli un attimo con la persona sbagliata, perché io di doppiaggio me ne intendo poco, me ne interesso meno e non ho grandi conoscenze in materia. Ho in mente la voce di pochissimi doppiatori, ricordo vagamente soltanto alcuni nomi, quindi non lo so. Però se hai in mente qualche caso specifico di cui volevi parlare, dillo. Tipo Wish. Beh, Wish in realtà è un attimo un caso diverso, perché per i film più importanti, per i film più grossi di DreamWorks e di Disney, soprattutto di DreamWorks in realtà, è un po' la norma che nel doppiaggio italiano si vadano a prendere personaggi pubblici per improvvisarsi doppiatori, o per appunto fare il doppiatore per la prima volta. DreamWorks, tra l'altro, questo lo fa anche non nello stesso modo, ma lo fa più o meno anche DreamWorks da sola. Pensiamo soltanto a Shrek, che praticamente i design dei personaggi sono stati fatti, i caratteri dei personaggi sono stati fatti sulla base dei doppiatori. Volevo dire una cosa prima di che mi andassi via, però lasciamo perdere. Sento un fischio dalla tua parte. Ogni tanto sento un fischio, tipo qualcosa che cigola. Non so se c'è uno spiffero o qualcosa. No, la finestra è chiusa, tutto chiuso. Vabbè, non era... Ah, o forse era la musica, non lo so. Ah no, aspetta, ho capito. Credo sia un rumore che sta facendo il PC in questo momento, perché sto renderizzando un video. Ah, perfetto. Vedete, quindi sì, deve essere il rumore del PC. A fine aprile uscirà in Italia il primo volume della novel di
Mushoku Tensei, la prenderai pure tu, Doc? Non credo, perché finché tanto che ci sta l'anime che è fedele alla storia della novel, non ho il bisogno di recuperarla. Quindi... me lo stanno pompando talmente tanto tutti che prima o poi mi tocca vederlo anche a me. Tu allora conta questo: Mushoku Tensei è per gli isekai, per il genere degli isekai, ciò che è il Signore degli Anelli è per il fantasy. E la Madonna. Non sto scherzando. Ma allora, così capisco che praticamente Mushoku Tensei ha inventato, tra virgolette, la sì. Formula. Minchia. Esatto. No, pensavo fosse Sword Art Online. No. Allora, la grande nascita... Aspettate un attimo, devo fare un attimo una cosa. Allora, di Quark stacco la live. Allora, aspettate un attimo. Sì, no, le figure dietro Doc a un certo punto si equalizzeranno, tipo Small Soldier, e conquisteranno casa. Allora. No, non ce la guardiamo la Mushoku Tensei. Magari un giorno vi facciamo vedere solo il primo episodio da Riccardo, così magari finalmente si fa un'idea. Tanto vale. No. Allora, ragazzi, se volete chiedere qualcos'altro nel frattempo, perché io devo un attimo fare una cosa qui. E tra l'altro dobbiamo ancora vedere il trailer di Transformers, tra l'altro. Ci siamo persi tantissimo in chiacchiere. Sta diventando un just chatting questo. Come questo... è sempre giusto chiacchierare insieme a voi, ragazzi. Allora, specialmente quando chiacchieriamo di argomenti così importanti e interessanti. Quando? Allora. No, sta buono. Ora che sono tornato giù, che sono tornato in Italia, te lo posso dire. Ho rosicato tantissimo quando qualche giorno fa sono entrato in un negozio a caso di MHV, MVH, HMV, sì. Che è praticamente la catena di nerdismo applicata ai film, serie TV e gadget vari che c'è nel Regno Unito, e ho trovato il Blu-ray di Ice Kingdom sullo stand, tipo all'entrata. Ho rosicato tantissimo perché sta cosa loro ce l'hanno e noi no. Arrivederci, Doc. No, ho rosicato veramente tanto. Certo, sono andato a tanto così da prendermi sia Aang che Korra in DVD. C'erano entrambi i cofanetti. Poi mi sono ricordato che sono su Netflix, quindi ho detto, magari no. Non ho visto nessuna news interessante per oggi, ma magari riguardo. Ah, ok. In che senso noi no? No, dicevo, no, nel senso, in Italia non lo trovi Ice Kingdom sugli scaffali. L'ho pagato 70 euro, mortacci, no? Anche te.
adesso si è esaurito su Amazon. Ultima copia l'ho presa io. Mortacci loro. Allora. Ora a giugno c'è... Sì, ora a giugno. A giugno c'è Annecy. Dal allora, 9 al 15. Prima di iniziare... Salve pubblicatore del web, io sono sempre semplicemente Doc, benvenuto in un nuovo appuntamento con Doc Reaction. Qui con me è il mio fratello di madre diversa, il buon Riccardo della Pena di Carta. Oggi siamo qui insieme per scoprire una nuova perla del web, punto interrogativo, e cioè Emara, quella che sembra essere una specie di storia supereroistica con protagonista un'eroina... credo araba, comunque non ho ben capito l'esatto paese, diciamo comunque medio orientale, quindi una roba tipo alla Miss Marvel Kamala Khan più o meno, sperando che si riveli essere più interessante di Kamala Khan, spero, e quindi vediamo. Prima però di iniziare di oggi, allora, stavamo parlando di un attimo di Mushoku Tensei e della sua importanza. Allora, era da un sacco di tempo che desideravo fare questa cosa. Allora, parliamo un attimo, ragazzi, dell'origine, la grande nascita e cavalcata al successo, e che in realtà va avanti ancora oggi, di quello che è diventato, a tutti gli effetti, lo era già da tempo, ma ora anche in modo ufficiale, visto che ora è entrato appunto ufficialmente anche come parola all'interno del dizionario di diverse università importanti del Regno Unito. Quindi il termine isekai adesso è una parola che potete trovare anche sui dizionari ed è oramai riconosciuta in tutto il mondo come un vero e proprio genere ufficiale. Bene. Ma da dove arriva l'origine di tutto questo? Dobbiamo tornare indietro a più o meno gli inizi degli anni 2000. Questa grande onda chiamata Isekai deve la sua nascita a tre opere in particolare. Il già citato Sword Art Online, che senza ombra di dubbio è... diciamo l'isekai più famoso, più conosciuto per eccellenza, nonostante comunque in realtà se noi andiamo un protagonista insipido come l'acqua di lago, sì, è un'opera di merda Sword Art Online, però comunque dobbiamo a Sword Art Online principalmente l'anime, perché è stato il prodotto che di fatto ha fatto scoppiare la popolarità del genere isekai. Sword Art Online è stato un po', diciamo, come il primo film di Iron Man per l'MCU, più o meno. Dopo Sao e l'enorme successo che ha avuto, hanno iniziato tantissimi altri in Giappone a cavalcare l'onda, tirando fuori sempre più isekai, fino ad arrivare ancora a oggi, dove ne escono tantissimi ogni anno. Qualcuno direbbe troppi, spesso alcuni che sono letteralmente identici l'uno con l'altro, tra l'altro fatti con lo stampino, e come l'MCU praticamente, più o meno è come l'MCU, per quanto comunque sa, ovviamente non stiamo certamente parlando di uno dei primi isekai, cioè gli isekai esistevano già da parecchio come opere, solo che ai tempi il concetto stesso di isekai nemmeno, cioè, esisteva. Per fare un esempio banale, ragazzi, Digimon Adventures è un isekai a tutti gli effetti,
solo che ovviamente noi ai tempi neanche non esisteva il termine. Termine neanche lo conoscevamo, oppure come già vi citai qualche altra volta qualche tempo fa, perfino Go Nagai negli anni 70 aveva fatto un suo isekai con God Mazinger. Ma la grande popolarità del genere è iniziata grazie a Sao. Ma questo per quanto riguarda più che altro il resto del mondo, in modo diciamo più mainstream. La seconda opera a cui dobbiamo il successo della nascita del genere isekai è Zero no Tsukaima. Faccio vedere un'immagine per quelli di voi che magari non conoscono l'opera. Allora, condividi schermo. Allora, ok. Che sarebbe questo qui? Questo è Zero no Tsukaima. Zero no Tsukaima, principalmente parliamo che della... mi ricorda vagamente Reinhardt. No, Slayer più, esatto. Più che Reinhardt. Tra l'altro, ancora oggi per me uno dei migliori isekai di tutti i tempi, nonché uno dei miei preferiti. Però, per quanto riguarda l'anime, invece, andando proprio alla novel appunto originale di Zero no Tsukaima, infatti ai tempi rimase incompleta perché tipo l'autrice morì, se non sbaglio, infatti poi fu l'anime a completare la storia. Comunque, quando uscirono i primi volumi della novel di Zero no Tsukaima, ebbe un enorme successo in Giappone, talmente tanto che fece letteralmente uscire pazzi fece uscire pazzo il popolo giapponese dicendo: ma lo sai che questa cosa di andare in altri mondi, di farsi una vita, sei uno sfigato ma diventi un eroe figo, c'è la gnagna che ti piove addosso, insomma, è bella questa roba qua. E in Giappone è successa questa cosa inspiegabile e cioè, avete presente quando uscì per la prima volta Harry Potter e iniziano a uscire fanfiction dai muri? Ecco, Zero Tsukaima ebbe lo stesso effetto in Giappone. Tutti iniziarono a scrivere le proprie fanfiction personali, i propri isekai personali, tutti i vari possibili siti, blog immaginabili. E in mezzo a questo mare di gente ce n'è uno che ai tempi spiccò più di tutti gli altri, appunto Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Mushoku Tensei, ovviamente io cito sempre le novel, quindi le opere originali, ovviamente. Certo. Uscito una quindicina d'anni fa, appunto, Mushoku Tensei è di fatto l'opera che settò lo standard che ancora oggi viene seguito, per la maggior parte male, ma comunque che viene ancora seguito da tutti i isekai che vengono dopo. È l'opera che ha letteralmente in parte creato da zero alcune regole, in altre da diciamo perfezionate. Insomma, prendete nella vostra testa proprio lo scheletro base dell'opera isekai, quindi vabbè, e l'harem, e il protagonista, il Kikomori, che poi si risveglia, diventa un eroe, diventa un figo, c'è la gnana, le robe, la magia, insomma, tutti i cliché, gli stereotipi, le regole, le caratteristiche, le ha fatte tutte quante Mushoku Tensei. Ora, ok, qual è però la principale differenza che c'è tra Mushoku Tensei e il 90% di tutti gli isekai che sono venuti dopo? Che Mushoku Tensei è un'opera che si piglia sul serio in quello che racconta. Mushoku Tensei, questo non vedo come potrebbe essere un valore aggiunto. No, fidati, lo è tantissimo. Ok. Perché ricordate, ragazzi, che la stragrande maggioranza di isekai, probabilmente molti di quelli che escono oggi,
Poi ovviamente ogni tanto escono quelle eccezioni con delle opere di livello, Tanya the Evil, Vita da Slime e altre robe, ma la maggior parte, con Usuba pure, ma la maggior parte sono sempre opere, anzi no, la maggior parte sono di fatto fan fiction, nel senso sono le fantasie represse di gente che sogna di rinascere, di essere il più figo di tutti e fare poi il cazzo che gli pare, fare l'avventura, bello, tutto, sì, tutto contento, tutto allegro, insomma. Ushoku Tensei no, Ushoku Tensei prese seriamente quello che di fatto è il tema, la base del genere isekai, una seconda vita, la possibilità di avere una seconda chance, di poter migliorare noi stessi con questa seconda opportunità rispetto alla nostra vita precedente. Rudeus, il protagonista di Ushoku Tensei, appunto ci viene presentato come questo ragazzo giapponese solitario, depresso, un hikikomori, che viene bullizzato a scuola continuamente, recluso in casa, brutto come la fame, robe, perché tutto il resto. Quindi, non, insomma, il classico perché esempio... La vita fa schifo, ma può sempre andare peggio. Esatto. Insomma, un esempio di una persona che di fatto ha sprecato, sta sprecando la sua vita, finché poi rinasce e grazie a questa sua seconda opportunità lui riesce a sfruttare questa nuova vita per migliorare lui come persona, per riuscire finalmente a superare i suoi traumi personali, i fantasmi che lo inseguono. C'è, vorrei citare una delle scene più belle, secondo me, della prima stagione di Mushoku Tensei, che proprio ti fa capire che il livello di differenza che c'è fra quello e tutti quelli dopo è un abisso. Per una buona prima metà della prima serie, Rudeus, diciamo che è qui in questo mondo fantasy, impara la magia, scopre le robe, insomma, è un po' come un ragazzino che sta scoprendo questo mondo fantastico, incredibile, prima volta, tutto contento, tutto pieno di vuole scoprire cose nuove, razze nuove, magie nuove, tutto bellissimo. Sì, c'è super qualche sottofondo. Finché non arriva ti dà quasi più o meno quell'atmosfera che vedi degli altri isekai, che tu stai praticamente vivendo come se fossi in un videogioco o una favola, più o meno. Finché non arrivi a un punto nella prima serie in cui Rudeus deve salvare una sua allieva che viene rapita dai briganti, si trova in difficoltà. Un'altra degli insegnanti di questa sua allieva arriva, li salva, nel farlo ammazza i briganti. E c'è questo stacco incredibile di Rudeus, che per la prima volta nella sua vita, le sue due vite tra l'altro, vedete le persone che muoiono davanti a lui. Questo non è un videogioco, questo non è una favola, questo è il mondo reale, ed è un mondo pericoloso. Se non sei attento, finisci male. Chiaro. Quello è stato il momento in cui veramente la serie mi aveva preso del tutto. Cioè, mi aveva già convinto, perché già solo a livello tecnico l'anime di Mushoku Tensei è una madonna incredibile. Cioè, specialmente la prima stagione, cazzo, è un film. Cioè, una qualità fuori di testa. Cioè, non scherzo quando dico che solo dal lato tecnico è uno dei migliori anime degli ultimi 20 anni. Solo sul lato tecnico. È una roba incredibile. E lì, man mano che andava avanti, mi ha convinto sempre di più. È una storia scritta da Dio, con dei bei personaggi, con un bel world building. È veramente... Cioè, allora... Questa è l'unica opera in cui si può permettere di avere un'intera stagione in cui la trama è molto banalmente Rudy che non gli si alza più il pipolo e deve trovare un modo per guarirlo,
Sì, è vero. Ok. Ed è una storia seria. Non è una commedia, non è una cosa per farci le battute, no, è una storia seria. Era... Per chi è in chat e non ha mai visto Mushoku Tensei, recuperatelo. Allora, perdonami la battuta, ma chi l'avrebbe mai detto che in un genere in cui ci si focalizza sul protagonista che ha una nuova vita in un nuovo mondo, il segreto per farlo funzionare fosse un buon protagonista? Io ripeto, io ho mollato Sword Art Online non perché non mi piacesse l'idea, non mi piacesse l'ambientazione, non mi piacesse perché ci fosse qualcosa di sbagliato nei personaggi di contorno che sono tutte delle gnocche pazzesche. Io odiavo il protagonista. No, aveva la personalità di una triglia. Non riuscivo a star dietro. Non riuscivo a star dietro a uno che la cui unica personalità è sono qui. Scusami? No, ma quello che tu hai appena detto implica che lui ne ha effettivamente una. Non so se hai mai conversato con una triglia, non è proprio il massimo. meglio che conversare con Kirito, guarda. No, la personalità di Kirito si riassume in sono qui, vediamo che fa. Sono il simp della triglia e infatti guarda ho molti problemi anche con Asuna. Unico personaggio decente di tutto Sao Shion la terza serie, fine. Non ci arriverò mai. Unico personaggio decente, unico. Quindi un giorno faremo vedere insieme ragazzi il primo episodio di Mushoku Tensei a Riccardo. Così bene. Si farà più o meno un'idea. Ok. Dopo aver buttato un'ora a parlare di robe che non c'entrano assolutamente niente con quello che andremo a vedere stasera, direi che possiamo iniziare. Era da una vita, ragazzi, che volevo avere il mio momento super quark. Allora. Grazie, Piero. Allora, vediamo un po'. Questo Transformers One, che roba è? Mio maestro di vita e cosa più simile ad un messia che ho mai avuto nella mia vita. Allora. E insomma, quanto pensi che ci vorrà ancora? Non ci parlo con te. Sai che c'è? Siamo fregati! No, non parlarci con me. Perché siamo nel trailer di Deadpool 3? È appunto al rapporto in gestione rifiuti. Ciao, sono B127, ma veramente sto lavorando su un nickname. Quello che sto testando ora è Brutaltron, che si dovrebbe pronunciare Brutaltron. Ti chiameremo B. Esiste veramente un Transformers che si chiama Brutaltron? Lo so, siamo solo robot operai che non sanno trasformarsi. Non vuoi vedere cosa c'è là fuori? C'è un motivo se nessuno va in superficie. È pericoloso! Perché i jetpack? Se sopravviviamo, ti distruggo! Condizioni accettate! Ah, la superficie. Bellissimo. Vi siete dimostrati degni. Prendete questi e sbloccate il vostro pieno potenziale. Perché stiamo guardando la versione mecha dei Power Rangers? Sì, infatti, è quelle Zordon. Mi dà delle vibes stranissime.
praticamente Zordon gli ha appena dato i Morpher. Ora dimostriamo che in noi c'è più di quel che vedi. Chi sei di te? Altre, uno. Morte means the eye, va bene. Carina. Ah, funziona! Dove ho la testa? Come si usano questi affari? Dove sono le ruote? Voglio le ruote! Ragazzi, si mette male. C'è un motivo se abbiamo avuto questi poteri. Usiamoli. Noi saremo sempre qui. Uniti. Wow! Oh, anche una maschera! È comparsa qualche tizio qua. Lame laser? Oh, le lame laser! Sì, belle! Bill, quelli non sono i cattivi. Poi perché hai tagliato la porta? No, l'ho trovata già tagliata, vero? Sì, sì, è vero, però era, sì, già era tagliata, sì, sì. Come una sera sola nel frattempo. Recordings just got better. Allora. Allora, allora, no, mi dà sensazioni letteralmente opposte a quelle che mi hanno sempre dato i Transformers. Voglio vederlo. Allora, voglio vederlo, ragazzi, tipo ieri, voglio vederlo. Allora, ragazzi, credo sia uno dei trailer più americani che io abbia mai visto. Sì, 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 no, sì. Allora, devo dire una cosa. La prima metà di trailer, più che altro, la CGI non mi stava convincendo tantissimo. No, nella seconda sentito. La seconda parte di trailer invece già mi sembrava più interessante, specialmente nelle scene action. Elita One, ti amo. Allora, ripeto, io trovo molto intrigante il raccontare una storia di origine appunto su Optimus e Megatron prima che diventassero effettivamente Optimus e Megatron, perché a loro è una bella storia vedere come appunto questi due compagni quasi fratelli poi sono cresciuti, sono diventati i grandi soldati, i condottieri che noi conosciamo, finché però a un certo punto hanno iniziato ad avere delle divergenze di opinione su certe cose, e poi è successo quello che è successo. Ovvero la storia di Transformers. Allora. Esatto. La comicità la trovo un pochino un po' troppo, però capisco. Più che altro è mal posta, visto che non è che mi dà... Se questo fosse il trailer del prossimo film per ragazzini di Sony, ok, carino, ci sta. Però mi suona strano, mi suonano strane queste battutine da due soldi in un film sui Transformers, che anzi ha sempre avuto quell'aura di epicità, al limite del pretenzioso, Il Transformers, scusami se lo dico così a cattivo, ma è sempre stato sul limite del pretenzioso. Questo, però, vedi, proprio perché è una storia di origine, proprio perché è una storia in cui sono tutti molto giovani, mi pare di capire, non la trovo una cosa sbagliata, solo un po' strana. E poi c'è Cthulhu. Bene. Sì, infatti, quello volevo chiederti, scusami, quando è che i Transformers hanno affrontato i grandi esseri? Allora. Nel senso, li ha affrontati Batman, non vedo perché non dovrebbe affrontare gli Optimus Prime. Allora, ragazzi, io... mettiamo per ipotesi
che effettivamente questo film ha successo e che riescono effettivamente poi a fare tutta la trilogia. Allora, l'idea che magari parte così cazzone, eccetera, roba, ma magari poi arrivi al terzo film e diventa una roba un po' più seriosa, appunto. Come... È questa inquadratura di Megatron che mi fa dire, ok, magari merita di essere visto. Esatto, quindi se c'è un'effettiva evoluzione dei toni, dei personaggi, del tutto, posso anche accettarlo un inizio così stravagante. Alcuni shot che ho visto in questo trailer sono anche abbastanza interessanti, tra l'altro. Cybertron sembra essere abbastanza bello da vedere, almeno da quel poco che abbiamo visto qui. Se si trasforma sul canale? No, ci sta, è completamente diverso da qualsiasi altra serie di Transformers che abbiamo visto fino ad ora, ma proprio anche per... senza prendere i film di Michael Bay, che sono molto pretenziosi, anche per il tono epico che si danno, la cosa è che anche tutte le altre serie dei Transformers, da quelle dalle vecchie serie degli anni 80 e 90 fino alle più recenti, pensiamo appunto a War on Cybertron, sono sempre state molto... con un tono molto epico. Tra l'altro, le serie di Transformers in cui questa cosa non c'è sono universalmente considerate le peggiori, tutte quelle per bambini, praticamente, di Transformers. Questa mi sembra una buona via di mezzo, però. Sì, Leonardo, X-Men 97 è un sequel diretto della prima serie di X-Men. Non puoi vedere 97 se non hai visto la prima serie. Io però lo sto facendo. Bravo Riccardo. Ma la serie originale dovresti tranquillamente trovarla su Disney Plus. Sta su Disney Plus. Cioè la trovi lì, Leonardo? Sì, la trovi su Disney Plus. Tra l'altro l'hanno spinta tantissimo prima che partisse X-Men 97. Allora ragazzi, voi lo sapete, io sono un grande fan di Transformers, quindi io ovviamente... mi andrò a vedere con molto piacere questo film e niente, io spero che ne tirino fuori qualcosa di buono. Tra l'altro, allora, io mi sento di dire una cosa al trailer, perché questo trailer, perché c'è questa questa allora, diciamo che percepisco, proprio perché c'è quell'inquadratura di Megatron, proprio perché hanno calcato la mano sulla trasformazione dei due protagonisti, mi aspetto da questo trailer, io mi aspetto questa evoluzione, che parta con un tono molto leggero e gradualmente diventi sempre più epico, fino a diventare il Transformers epico che deve essere, perché Transformers deve essere epico. Tra l'altro... Se non lo trovo, mi sentirò un po' deluso. Però, vediamo. Allora. Lo so anch'io. Il film è di Paramount Pictures. Uscirà quest'anno a settembre. Ok. Vedremo quando uscirà, ragazzi. Voglio essere fiducioso. Allora, detto questo, possiamo finalmente vedere quello per cui siamo venuti qui stasera. E dai. Allora. Ok, ambientata negli Emirati, negli Emirati Arabi, ok. Ah, un posto tranquillo. E tra l'altro questo... No, fermo un attimo. Una serie su
con una protagonista femminile negli Emirati Arabi. Cos'è, una barzelletta? Capite perché può essere una roba interessante questa? Una supereroina in Arabia. Ok. Vedo una discrepanza. Allora, ci sono 5 episodi per adesso. Tra l'altro, da 10 minuti. Tra l'altro, l'ultimo episodio l'ha fatto 5 anni fa. Allora sembra che non abbia fatto più niente. Boh. Community. Qui non c'è, c'è niente. Perfetto. Vabbè. Vediamo un po'. Non so se ci ha controllato, non è che ci sono sottotitoli, vero? Dovrebbero esserci. Anche in italiano, se non sbaglio. E dai. Che cazzo è successo? Niente, sei un attimo bloccato. Minchia, sei frizzatissimo. Oh merda. Che cazzo? Ma mi sentite? Sì, sì, no, ti sentiamo benissimo. Si vede anche lo schermo del tuo computer. È solo la tua immagine che si è frizzata. Ok, rieccoti. Rieccoti. No, perché adesso ho messo la webcam del PC. Ok. Weird. Vabbè, ciao Sara, buona partita. È successa questa buona cosa. Partita. Se torni, se quando è finita, ci ritrovi ancora qui, dici chi vince. Tra l'altro, Boia. Tra l'altro, Boia, sottotitolato in 16 lingue. Bestia. Minchia. Allora, vedi un po'. Mezzo milione di visualizzazioni. Beh, allora, considerando che è di 5 anni fa, è tanto, mezzo milione di visualizzazioni. Mezzo milione di visualizzazioni li fanno oggi i prodotti indipendenti. Bello, subito a cazzo duro. Sì, sì. Lo bello come animato, mi piace. Perché sto avendo delle vibes da Miraculous? Tantissimo. Tantissimo, porca troia. E non sono sicuro che sia una buona cosa. Ma c'è pure la sigla? Va bene. Quella opening. Tanto miracolo questa cosa. Per le poste della Dynamic Post sono ispirati, penso, a Killa. Sì, Kill la Kill pieno. No, triggerissimo. E incubo finale, va bene? Ok. Succedono robe in Arabia. Sì, no, lei è marinetta araba. Quanto ci hanno messo a cadere quelle tazze? Appunto! Here you go. Thank you, Mosa. You're so kind. Always helping your mother with the shop.
such a hard worker. Stop un attimo. Allora, questa cosa ha 5 episodi, sta su YouTube. È ha una opening e ha un doppiaggio in inglese. Ma di cosa stiamo parlando, scusate? Vai, sono... Allora, questo sembra comunque... nel senso, non è che sto dicendo che è una roba strana, è che questo mi sembra un'operazione fatta da un produttore che sa perfettamente quello che sta facendo e l'ha fatto al massimo della sua professionalità. Questo è un prodotto da televisivo. Questo è un prodotto proprio da televisione. Che cazzo c'è finita sta cosa su YouTube? O magari poi è una cosa che in negli Emirati Arabi va in onda la domenica mattina, che ne so. E poi dopo un po' che è andato in onda in televisione l'hanno messo su YouTube. Cioè, noi l'abbiamo fatto con i Celestini... No, con i Celestini è illegale. Noi l'abbiamo fatto con Monster Allergy. Rude. All that talking must be exhausting. Maybe I should put them out of their misery. Just kidding. Okay. Hey mom, gotta go, be back soon. Vabbè, c'ha il background standard della supereroina. Disney. I swear. Vero! Ok, il signore dei Sith ha appena detto la cosa più bella di sempre. Il velo in testa è perfetto perché così non devi animare i capelli. Vero. L'hijab in testa è perfetto. Cazzo, è la play. Questa è la play definitiva. If it isn't Amara herself in the flesh. Ciao, Gabriel. Tell your guys to stand down or ma questi else. Guanti incredibili. Oh no, you got me. Pare cosa? Pare cosa? Pare Atom. Is that really what you were expecting? Have it your way then. Va bene. Why you? Now look what you made me do. When I get out of these, I'm gonna... You know, you should really control that temper of yours. You made a lot of bad people your enemies. And now, there's a big bounty on your head. So what? You gonna cash me in? Maybe. Or maybe I'm going to find out just what makes you so special. Why, you little... Ok, quando questa cosa... Quando questa cosa è successa a Core è arrivata Lin Bei Fong. A sto giro chi arriva? Come on, guys. Is that any way to treat a lady? You said she was alone. Just shoot them both. They're not worth the trouble. Ma per un attimo il doppiatore ha avuto un ictus. No, il doppiaggio è fatto con 4 spiccioli e una e uno studio di registrazione diversamente valido, però
Il fatto che ce ne sia uno mi fa piacere. Madonna! Best for last. Not so fast. Now, let's try this again. Sorry, Amara. Lower your arms or Superboy over here is gonna need a new face. Il cattivo mi ricorda tantissimo qualcuno, ma non mi viene in mente. Anche a me. For the record. You're the one who's gonna need a new face! Non è vero, è mortissimo. Grazie fisica degli anime. You saved my beautiful face. Gideon è scolpito. È vero. Gideon arabo. Oddio. Does this mean we're a team? No, not even close. We're a team. Sì, dai, loro due sono Ladybug e Chat Noir. No, we're not. Dobby and Amara, super team. Oops, gotta go. After you, partner. Shut up, Dabian. La potenza del baffo scorre potente in lui. So this is the progress of your mission. This is all you have to show after months of undercover work? She's finally starting to trust me. I just need a bit more time. I think you've already had enough time. Boss, just send me in there and I'll get the job done. No, just... Come on, boss. Just let me... That's enough, Ali. Sultan is right. If we rush it, we could risk scaring off Amara. We need to get to her. Before somebody else does. Thank you, ma'am. Bye-bye. Come again soon. Allora, sì, è una foto. Ah, ok. È una fotocopia di Miraculous in salsa araba, ma ci sono tante cose che mi piacciono. Ci sono tanti elementi che mi piacciono in questi primi episodi. Anche il fatto che lui sia in sedia a rotelle e che appunto diventi super con quei razzi alle gambe è figo. Mi piace. Chissà se avranno pari importanza. Da che mondo è mondo, Chat Noir è sempre lo zerbino di Ladybug, anche in Arabia. Anche in Arabia. Oh, piedini! Per favore. Vabbè, so che a certa gente si immagina che potrebbe piacere, quindi vabbè. Un saluto a Tarantino. Questo si frega la pensione di invalidità. Un criminale. Fermatelo. No, comunque è antisgamo, no, letteralmente. È antisgamo veramente. Sì, anche loro c'hanno la tiara della fatina dei denti di due fantagenitori, perché non ha senso che non li riconosca nessuno. Allora. Questo è stato il primo episodio di Amara. Figo. Io me lo finisco stasera, voglio vedere che cazzo c'hanno da dire. Probabilmente è... Allora, ripeto, probabilmente è un cartone della domenica, di neanche troppo... Neanche troppo approfondito. Però ha degli elementi... Allora, il fatto è che... È derivativo? Non lo so.
perché ci sono tanti elementi che, di cui si capisce immediatamente la provenienza, appunto le pose trigger, anche il character design è molto trigger, vagamente abbiamo visto Scott Pilgrim vs. The World, loro due sono copiati a Miraculous, tra l'altro lei con le spalline in quella maniera del costume, il mantello blu, mi ricorda, oddio, com'è che si chiama? Il tulipano nero. La tipa bionda del tulipano nero. Non mi ricordo, aspetta. Il tulipano nero. Il tulipano nero è un anime del... No, non il film, la serie. È una serie degli anni 70 che era un po', era arrivata un po' in coda a, cioè in Italia è arrivata un po' in coda a coso, a come si chiama, a Lady Oscar, La stella della Senna. La stella della Senna, esatto, che in italiano non so perché l'hanno chiamato il tulipano nero, la stella della Senna, quando, vabbè. E mi ricorda un po' lei, non so perché, ma mi ha ricordato un po' lei. Quindi vedi, è un puzzle di roba che però ha una sua identità, mi piace. Beh, Francesco, come l'ho scoperto? Come scopro la maggior parte delle cose? Completamente a cazzo, scorrendo su YouTube. No, ragazzi, quando cominciate a intrufolarvi nell'oscuro mondo delle ricerche su YouTube in maniera molto mirata, l'algoritmo fa dei miracoli. L'algoritmo fa veramente dei miracoli, ti porta all'attenzione robe che non ti saresti mai immaginato. Il magico mondo dei supereroi. Se Amara alla fine si sacrifica per salvare tutti, per me è top. Statement un po' incredibilmente specifico da fare. Il fatto è che, come ho detto, ho riconosciuto un'altra derivazione, che però non so quanto sia precisa, ad Astro Boy. Mi ricorda vagamente anche Astro Boy, e da Astro Boy quella la scena di sacrificio me l'aspetto. Non lo so, è interessante? Non lo so, per ora sì. Eating Stars Studios Twitter. Here you go. Bocciato, assolutamente irrealistico. Se fosse stata davvero la rabbia, a quest'ora le avevano già mozzato le mani. Sì, siamo d'accordo. Che mondo di merda che viviamo, ragazzi. Purtroppo anche su Twitter gli ultimi post sono datati ottobre 2019, quindi... Mom! E tra l'altro, scusami, lo segue Matt Braley. Allora, sono sul Twitter di Eating Star Studios, e account seguito da Matt Braley. Ok? Allora c'entra Anfibia in qualche modo. Signore dei Sith, lo vedi? Anfibia c'entra. I know. It's good for business, but...
Bad for my back. Vabbè, le prospettive sono fatte un po' così. You from the other day. Hey, business sure is booming today, huh? It sure is. Just a minute, my daughter will show you to your seat. È la Madonna. Your daughter? Un po' troppo. Madonna. Everything is overworked today. Hey, if it gets me a free meal, I'd be happy to lend a hand. Deal. Wait, wait, I was just kidding. Moza, darling, I have a surprise for you. Help. Help. Hi. What? Mom, you can't just force customers to help us. Tra l'altro, un cliente sulla sedia a rotelle, cazzo. Beh, si è offerto lui. Fine. I'm really sorry about this. Take these to table 4, 5, and 7. Oh, and I'm Moza, by the way. Sultan. Nice to meet ya. How do you do this every day? Well, let's just say I'm used to handling worse crowds. Per niente sospetto lui. È l'unico biondo. You guys seem to have the place under control, so I'm gonna take a break. Wait! Your mom sure is energetic. Sure, that's one way of putting it. Non devo fare battute. He passed away. In case you were wondering. Oh, I'm so sorry. It's okay. You look more like him than your mom. Yeah, I get that a lot. We should get back to work. After you, partner. Have we met before? This is a robbery! Like heck it is! Dang it, I almost forgot I was in public. What? Do you want me to make an example out of you? Hey now, take it easy. Shut up! Come on, man. First you point your gun at a girl, then a guy in a wheelchair? Hey, what have you got there? Nothing. Ow! You called the police? Beh, che dire? Di solito è quello che si fa durante la rapina. Spread out. I want at least 3 officers guarding every possible entrance. Jassim! Maitha! Jassim! Bosa's in there. I understand. But I'm gonna have to ask you to stand back and let us do our jobs. Ok. Questo è un personaggio molto trigger. Doc? Ah, ok. Ma si era bloccato anche a te? Come on, man. It's over. Just turn yourself in. You! This was supposed to be a quick heist! There weren't supposed to be! This is all your fault! Come on. Ma quello è volato!
No, un attimo. C'è quello che ha volato dentro. Guarda come ci crede lui. Che sei stato bellissimo. Mi sento male. Commettiamo che questo tizio è americano. Beh, è l'unico biondo di tutto il locale. Può anche darsi. Lui sì che ci tiene al suo lavoro. Ma che è sto verso? Che cazzo è sto verso? È un doppiaggio fatto a cane. È la combinazione di un doppiatore non proprio al top e un microfono che funzionava a scatti. È lo zio lui. Cioè, ma quindi lei non... Ah, è un robot. Cioè, non c'ha i guanti fotonici. Cioè, lei ce l'ha prescindere. Cioè, è proprio Atom. Cioè, è proprio Atom. È Astro Girl, veramente. I'm surprised you and Amara weren't involved. Yeah. Is there something you want to tell me, Sultan? Nope. Nothing important. Senti, fossero fatti così tutti i cosi, tutte le serie a bassissimo budget, io ci metterei la firma. Ma anche io. Questo è proprio... Questo è veramente... questa è un'animazione proprio elementare, è... fatta con 3 bici e tanta buona volontà, ma cavolo, tutta la vita questo piuttosto che Atlas in the Star. Aspettate un attimo, ragazzi, che è successo? Quando entrano si sente chiaramente il rumore di uno sparo. Scusami. Ascolta. È vero. Cioè, è vero, è il... Sono volati dentro, proprio come dei proiettile proprio. Sì, allora, allora credo sia il rumore dell'apertura della porta, però hanno messo un rumore che in qualsiasi altro contesto sarebbe stato uno sparo. Cioè, il sound font è quello di uno sparo. E niente, per me questa scena vale da solo il prezzo in tutta la live. Sì. C'è il tizio che si lancia a cazzo dentro, con il fucile in mano, felice. Siamo tutti d'accordo che il rapinatore è americano? Sì. Sì. Per comodità diremo di sì. Ma è divertentissima sta cosa. Ripeto, è derivativa da Trigger, ma funziona. Episodio 3. Vai. Scusami, poi il prossimo episodio... Anzi, no, guarda, questo... No, facciamo dal prossimo episodio. Proviamo a guardarlo con il doppiaggio in arabo. Voglio vedere se almeno è di una qualità un filino superiore. Così, tanto per provare. Va bene. Supereroi a Dubai. Ma chi lo è? Hey, buddy. What have you got there? Money? Gonna have to tell me who's behind the wanted posters.
I have no idea what you're talking about. Okay, okay, I'll talk. His name is Solomon, and I swear that's all I know. Solomon. Eid Mubarak. Conosce una bestemmia in arabo quella. No, l'avrebbero già arrestata. Eid Mubarak. In realtà mi sorprende che non... che più che altro mi sorprende che il post è ricercato glielo abbia messo un altro criminale e non la polizia normale, perché... O si vede da queste parti la polizia cioè, vede di buon occhio è pro supereroe, che ti devo dire, una rabbia progressista, mi piace, è bello questo fantasy, è sempre più una barzelletta. Questo l'abbiamo visto durante l'Indie Animation Day, sì, quella scena lì, sì. I need more time. Again? Are you even taking this job seriously? That's enough, Father. Sì, lui sembra Rino. What happens after you get Amara? What are you gonna do with her? It's not like you to question orders. Va bene. I'm just. Never mind. La posa da Shinji Ikari era assolutamente dovuta. I know. Ma com'è che la polizia in questo poi in questa città ci è così energica? No, invincibile! Cioè, guardalo! Queste macchine non sono a norma! Sì, lui è palesemente la versione araba del commissario di polizia di Piovono Polpette. Anzi, no. Come? Quando è un ninja? È Armstrong di Fullmetal Alchemist comunque. Amara, I'm sorry, but we have to take you in as well. Sorry. Pardon me. Coming through. Excuse me.
The fuck? Ma che sei qui inquietudine all'improvviso? Come on, come on, please pick up. Hey, is everything all right? Have you seen Mozart? No, not since the last time I was here. Why? I haven't seen her all day, and she's not answering her phone. I'm so worried. What if something awful happened? My baby! Don't worry. I've got a friend that can help. Who? A detective? A cool guy. Parla un attimo. Sì, mi sa che si sente più l'audio. No. Ancora niente. C'è Riccardo censurato dal governo arabo. Prima per un attimo l'audio era tornato, poi è andato di nuovo. Comunque ragazzi, non so voi, ma questo episodio è stato un po' strano rispetto ai primi due. Non saprei dire esattamente come. Parla! Ok, che dici? Ora ti... Sì, dovevo riavviare la connessione. Questo computer ha questo problema qui. Dicevo, questo episodio è stato un po' strano rispetto ai primi due. Nel senso che hanno dato più spazio al commissario Baffetto qui rispetto che alla protagonista? Comprensibile. No, diciamo un po' un insieme di tutto. Anche come l'hanno animato è un po' diverso rispetto ai primi due episodi. E credo che il tuo audio sia partito di nuovo. E allora ne approfitto per prendere un po' d'acqua. Mi si sente, ragazzi? Datemi un fischio in chat se... E adesso ti sento. Fottiti, Francesco. Nemmeno la connessione scarsa può fermarmi da questa cosa. Ormai ho il personaggio dell'hater dei furri e nessuno lo porterà via. Ormai quella è la tua gimmick. Sì, esatto. Ho assunto la gimmick dell'hater di furri. Ora. Adesso sì. Succedono le cose brutte. Ecco. Voglio dire, fossimo stati in America sarebbe stato anche peggio. Oddio, siamo in Arabia, forse qui è peggio, non saprei.
Non ci voglio pensare. Lo so che non succederà, quindi non ci voglio pensare. Adesso, comunque, un dardo narcotico tirato dal padre di Chester dei due fantagenitori, perché quello è interessante. Vediamo un po' com'è il doppiaggio arabo. No, sono stracurioso, scusate ragazzi, ma sono veramente non c'è. Qui non ci sono i sottotitoli in italiano. No, allora picche, andiamo. Qui invece? Neanche. Vabbè, mettiamo quello in inglese. Si vede che quello in inglese è la versione internazionale. Facciamo una cosa. Rimetto un attimo l'episodio 3, ci diamo qualche scena così, giusto per... Sì, va bene. E il problema è che nell'episodio 3 stanno tanto in silenzio, quindi... Magari all'inizio. Magari all'inizio c'è qualcosa. Ammi, il محل لم يكن بهذا الازدحام من قبل. Oddio, anche peggio. Oddio, no, è tremendo. Non è una bella lingua l'arabo, ragazzi. No, ma non è tanto l'arabo, è che non ci incastra niente col labiale. Non c'entra assolutamente niente quello, il suono con il labiale. È tremendo. المحل عمره ما كان زحمة هالكثرة صدق نحتاج حد يساعدنا صح والله زين حق الشغل بس مو بزين حق ظهري No, ti prego, rimettiamo in inglese subito. Questo è stato doppiato in inglese e poi ridoppiato in arabo, perché se no non ha senso che il labiale con l'arabo funzioni così male. Merda, niente italiano. 4, niente italiano. Ah, vabbè, diciamo portoghese italiano. Ti no, la serie araba, lo studio di Dubai. Questo Eating Star Studios è di Dubai. Tra l'altro, stavo pensando che Gideon di Scott Pilgrim, ma Dubai è perfetto per fare uno di quei vlog motivazionali stile Andrew Tate. Perfetto. Hey, sorry. I can't talk right now. Amara is here. What? I don't have time to explain. Just get over here now. Excuse me. What's going on? Where's Amara? This is all your fault! Ali, stand down. Amara is trying to get to the top floor. What? Why? She's being controlled by something. The last time we talked, she was looking for whoever was behind the wanted posters. It's gotta be Solomon. Ali. Suits! Follow me! Snipers are all in position, ma'am. Snipers? They're just a precaution. That's it. I'm going in. Sultan, she can't reach the top floor. Okay. Tu non hai mai sentito un doppiaggio ucraino? Sentilo, poi capisci. Non ci tengo particolarmente. Anche se prima o poi devo vedere Mavka. Sì, comunque lui è falso invalido, dai. C'è un limite a quanto puoi fare con i razzi sul... Che cazzo? Merda!
Altro che Astro Boy, è diventato Pluto. Scappa, Sultan! Scappa! Wait. Con calma. No. Vado, che ansia. Hai perso una gamba? Merda. Sconveniente. Cheat cannarsi. Ma questa musica è incredibile! È partita la boss music! Il design di lei continua a piacermi molto. Anche a me. Dai, restituiamo il favore. Uè, dove tocchi? Che fai, tocchi? Non si tocca. Davion, I did I do that? Oh. Nope. Sì, il buco nero è apparso adesso. No, oh, cavolo. Se avessero avuto un po' più di budget, gli avrebbero fatto fare una scena molto più figa con lui che cerca di raggiungerla. Rino. È ancora il padre di Chester. Perché le cose pucciose nei giusti contesti sono sempre le più inquietanti? Ok. Ultimo episodio, per ora. Dai. For now. Ciao Sara! Quanto sta il Milan? E dai, basta ricordare il tizio con la maschera da orso di Afro Samurai. Any signs of her? No. Rino? Ali? Something's not right. Ali, where's Solomon? Okay? Okay? Roma 2 Milan 0. Okay.
tendenzialmente anche io preferisco la Roma al Milan. Il cattivo gli ha praticamente infilato un... Cosa? Ma che cazzo? Ma che cosa? questo è il primo angelo di Evangelion, dai, non ci hanno neanche provato. È diventato Lies of P, ragazzi. Beh, lei è un burattino. La stamina. Mi ha confuso un po' la fisica. Oh, you have got to be kidding me! No kiss. Hello? Can you hear me? Wake up! È sempre senza una gamba lui, Copiamo la scena anche da Miyazaki. Damian, wake up! We'll die if you don't! Please! I can't do this by myself! I can't do anything! The fuck? Sta facendo la cosa di BM Poppica e M Poppycat. Sì. What the fuck? Credo che quella... Emara, credo che quella fosse una persona prima. È entrata in stato di furia. Scusa, esattamente. Cos'è che fa quella specie di Metroid arabo? Perché questo era una persona prima. Cioè, era un cristiano islamico qualsiasi. Cioè, guarda, e non è che l'ha semplicemente trasformato in un mostro. Cioè, tu pure dei cazzo di lanciarazzi sulle spalle. Cioè, che cazzo? Ma quella cosa ce l'avevi pure prima? Ma è Pluto veramente? Sono tutti robot! Che sei veramente Pluto? È veramente Pluto sta roba! No! No! Ma dai!
Cioè, questa è la pistola di Gesic. Porca puttana. No, seriamente, come siamo passati da Miraculous a Dubai a Pluto a Dubai? Ma che sta succedendo? Ma poi invece cioè... l'aveva fin dall'inizio il fucile da cecchino nella gamba. Ma guarda, a quanto pare qui tutti quanti c'hanno, sono stati gli arsenali di venti, chiunque. Come funziona questo mondo? Cioè... com'è che siamo partiti da, appunto, siamo partiti da Miraculous a questo? Cioè, it escalated quickly, ma very quickly. Very quickly. No, no, ti prego, cioè, questi 5 anni non ha fatto più niente, io ne voglio ancora. We hope you enjoy the season. E questo sarebbe il finale della prima stagione. Ma vai in culo, vai. Ma porca puttana. Cosa dicono nei commenti? She's a cyborg. He's a cyborg. They all cyborgs. Oddio, è bellissimo tutto questo. Allora, un attimo. Un piccolo messaggio dal team che sta lavorando a questo cartone. No, sì. Ah no, per no. Il team che sta lavorando a questo cartone. Scusami, ora vado su Twitter anch'io, vedo un attimo se c'è qualche annuncio, qualcosa, perché non ha senso che sta serie sia sparita così a caso. Allora... eh no, purtroppo questa da un momento all'altro nel 2019 hanno semplicemente smesso di fare qualsiasi cosa. No, hanno proprio Hanno semplicemente chiuso, non... Non è che non c'è nessun messaggio, nessun... niente. Sono semplicemente spariti. Come Rexen. Sì. Top 10 cliffhanger per cui non avremo mai una fine. Sì. Epithet Erased l'ho visto in live con Doc. Lo abbiamo visto in live. Ci sono i video su YouTube. Sì, l'abbiamo visto in live, Leonardo, Epithet Erased. L'ho anche inserito tra le... nella mia top 10 delle serie da recuperare su YouTube. Era troppo progressista, Emara. Hanno bozzato le mani al team. Dio, questa potrebbe anche essere... Vorrei tanto che rimanesse una battuta, quindi non indagherò. Purtroppo è la battuta più realistica che potessi fare. Allora, just got to see the summer of March. As it made... No, niente, non c'è assolutamente niente. È inquietante sta cosa. Mi hanno veramente mozzato le mani. Ragazzi, provate a cercare qualcosa anche voi, perché non ho idea di cosa... No, questa è un'altra cosa.
Trovato qualcosa? No, però mi è venuta un'idea. Fammi fare un test. Scusami, vediamo un attimo. Allora, prendiamo da qui. Niente. Sì, 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 signore dei Sith, puoi mandarmi quello che vuoi. Meeting Stars. No, neanche su Telegram. Proviamo Mara. Niente. No, non. Ah, magari qui c'è un link tree. No, c'è solo il canale YouTube. E anche questo. Guarda. Il prossimo che guardo è Reddit, perché non si trova assolutamente nulla. Questi sono proprio spariti. Ah, aspetta, c'è un Linktree. C'è un Instagram. Ok. C'è un Instagram. Gioia. Niente, anche qui gli ultimi post sono del 2019 e sono gli stessi della e sono gli stessi anche di Twitter, quindi ah boh, guarda chi si ritrova. Workshop. Non è che hanno chiuso. Can't find it. Non ci credo. Sono finito veramente su Reddit. C'è un post che scrive letteralmente can't find anything about this show. Sì, ci sono sopra anche io in questo momento. Aspetta, va bene, ma queste sono informazioni sullo show in realtà. E comunque il post è di 6 anni fa. Quindi no, non c'entra niente. Vabbè, questo. Nulla. No, ragazzi, no. Non si capisce cosa. Non si capisce che diavolo stia su. Tra l'altro è divertente, tra le cose che mi spuntano su Google c'è anche una petizione di change.org per far trasmettere Mara a Netflix.
qui c'è un commento di uno che dice che forse non sono più riusciti a fare la seconda stagione perché non hanno avuto i fondi necessari per produrla. Ho capito, ma però è comunque strano. Comunque ci strano sono... che comunque non ci perché sia non... perché non è che sono che hanno che hanno detto guardate non famo più, sono proprio spariti. Tumblr. Non so che dirvi, ragazzi. No, allora proverò a fare altre ricerche, penso, in questi giorni, ma per ora non se ne esce. Allora, l'unica cosa che mi viene in mente è che la creatrice, così come l'intero studio, si siano, passami il termine, spostati su qualche piattaforma nazionale araba, per cui non vengono più visti in Occidente con i motori di ricerca normali. È possibile, per questo l'ho cercato anche su Telegram, ma anche su Telegram non ci sono. Contatta le tue spie negli Emirati Arabi. Sei il signore dei Sith, ce li dovresti avere te le spie negli Emirati Arabi. No, vabbè, non voglio dire che gli abbiano mozzato le mani per davvero, ma è solo strano, perché non c'è né un post di... Che hai fatto partire? La cosa che mi ha mandato su Instagram il signore dei Sith... Ma che è sta follia? Ah, giusto. No, allora... Ma l'attaccatesto House of the Outlands? Credo di sì, credo sia lo stesso che ha mandato a me qualche giorno fa e che non ho ancora visto perché sono stupido. Ma io lo sto guardando ora, non so cosa cazzo sto guardando. Sì. Sì, è lo stesso che ha mandato a me. Che è una roba, è una, un cortometraggio che non ho capito se è in produzione o è finito, che ha trovato. C'è scritto primo episodio. Buono! Signore dei Sith, che cos'è questa cosa? Droga, Doc. Droga! Ok, it's a vabbè, è qualcosa che accade. Ok. Ragazzi, scusateci per la live un po' strana di stasera, ma oggi è andata così. Siamo rimasti impantanati in questo mistero di InStar Studios. Ah, senti, Doc, una cosa. Lo facciamo un ride ai ragazzi di Space Nerd che c'è Koji che sta smadonnando su Hollow Knight. Sembra giusto. Allora. È difficile postare la fine della tua serie se hai le mani mozzate. Allora, questo sarà il nostro headcanon. Questo sarà il nostro headcanon. Questo è l'headcanon ufficiale del canale di Semplicemente Doc riguardo Emara e i suoi creatori. Dio, che cosa brutta! Sì, no, è orribile, non dovremmo farlo. Non dovremmo scherzare su queste cose. Scusatemi. Allora. No, oh, grazie. Grazie, Leonardo. Buono. Comunque, per quello che abbiamo visto è stato molto carino. Molto, molto carino questo Emara. Allora, ragazzi, questo è stato Emara.
state guardando la live su YouTube, fateci sapere nei commenti che cosa ne avete pensato di ciò che abbiamo visto stasera. E se parlate l'arabo, magari diteci che cacchio è successo dietro, perché non ci stiamo capendo niente. Noi ci vediamo. Vai, scusami. Noi ci vediamo domani, ragazzi, sempre alle 8, dove vedremo insieme Godzilla Minus One. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Questo, ora rimanete qui, perché adesso vi mando dal buon coach su Space Nerd. Salutatecelo. Come sempre, che si sia può essere censito, che animato è meglio. Sempre. E vi auguro una buona serata. Ciao, gente. Okay.